Eccoci sempre con il professor Andrea Cartotto, parliamo di internet e insomma stiamo dando un quadro un po' così a tinte fosche, scuro, ma è necessario questo, no? Perché poi in realtà poi internet è bellissimo, è uno strumento bellissimo. Senza dubbio. Qualunque cosa. E mi permetto di aggiungere solo, così mi lanciamo, che per i nostri ragazzi può diventare un'opportunità di lavoro. Io dico sempre che vari tra loro oggi potrebbero svolgere un lavoro domani che ancora non esiste. La rete, esatto, è il più grande bagaglio prezioso di conoscenza che esista. Non possiamo darle colpe. Per cui bilanciamo subito quanto abbiamo raccontato, no? È l'uomo, l'artefice è l'uomo. Il resto è uno strumento prodigioso, davvero da Nobel come invenzione, davvero da Nobel. Certo, sul discorso dei lavori che non esistono, in realtà ogni giorno vediamo cose, a parte che professionalmente ormai non esiste una professione che non dipenda in qualche modo, in modo positivo, da internet, no? Perché è una fonte di ricerca incredibile. Però, allora io torno sul negativo, bisogna lavorare su quello, no? Perché il positivo siamo aperti e sappiamo che va da solo, le cose positive camminano da sole. Certo. Il negativo qual è? Sempre tornando al discorso di prima, chiamiamole fake news, che è un termine ormai un po' così inflazionato, ma in generale la ricerca delle fonti, perché su internet trovi tutto, ma poi è importante andare a capire se quella cosa che trovi è vera, se la fonte è attendibile e via. Il fatto di poter fare una ricerca oggi con la voce ha in qualche maniera attenuato la sensazione di poter controllare, di dover controllare meglio le ricerche, perché io pigio un tastino a forma di microfono, dico ricetta della paella, non mi chiedete come mai mi sia venuta in mente questa, vado ad ascoltare così una breve sintesi della ricetta e poi la vado a leggere. In realtà dovremmo forse capire che Google è il motore di ricerca più usato e non è l'unico, e che tutti i motori di ricerca lavorano per popolarità e non per pertinenza. Pertinenza vuol dire che io effettuo una ricerca e mi aspetto un risultato coerente. Popolarità vuol dire che una grande balla potrebbe essere risultato 1 di pagina 1 perché estremamente popolare. Quindi siamo noi che dobbiamo saper ricercare e filtrare. Anche con te, Alberto, avevamo avuto occasione già di parlarne, no? Prima di condividere qualcosa, davvero bisogna chiudere gli occhi e fermarsi contando fino a 10 per essere eleganti, 20 sarebbe ideale, sì, perché ci sono dei processi che ci innescano, si chiama flaming, è una tecnica, accendere una fiamma, il pubblico amministratore che ha commesso un'azione su cui io semplicemente non sono d'accordo, eppure legittima, ma non sono d'accordo, posso anche tacere, o certo, posso esprimere civilmente il mio parere, bisogna dirlo anche a casa però questo. Perché se il ragazzo respira questo tipo di aria a casa dove tutto un vabbè, non importa, ma in fondo, se depotenziamo tutto, poi abbiamo delle conseguenze. Forse invece è il caso di parlare in maniera ragionevole di ogni argomento, soppesando, tu dicevi giustamente prima, esperto di media, esperto di radio, giornalista di lungo corso, ti dice ancora Alberto, di lungo corso. Sulla strada, diciamo, sulla strada, che rende in di più l'idea. Corso è nobile. Allora, giornalista di lunga strada, avenue, alla francese, ecco, sei titolato a pronunciarti sui mezzi. Ecco, ma è quello che volevo proprio dire io, parlando di notizie, di fonti e di quant'altro, fate attenzione perché la tecnica giornalistica non c'è niente di male, né di illegale né di immorale. Però è quella di attirare l'attenzione. Attirare l'attenzione significa avere una notizia in mano, individuare di quella notizia quale può essere la parte più interessante per il lettore, per l'ascoltatore, per quello che è, insomma, per il nostro fruitore finale, e scriverla in modo da attirare l'attenzione. Purtroppo questa cosa con internet ci ha preso la mano, per cui escono dei titoli che sono necessariamente riassuntivi, sono stringati, perché il titolo non deve essere quello, che riportano delle frasi o delle notizie che attirano la tua attenzione, la maggior parte delle persone si forma un'opinione su quel titolo, non legge, non apre neanche se è su internet, non apre. Una cosa che sul giornale non faremmo mai, perché sul giornale, certo, vedi il titolo e poi leggi l'articolo, cioè il giornale in mano. Clickbaiting, acchiappare i click. Acchiappare i click, che sono quelli che poi consentono di avere i soldini dagli sponsor, che consentono di tenere in piedi tutto il meccanismo. Però leggete gli articoli, non fatevi abbagliare, e se la notizia è particolarmente importante, è di politica, è di attualità e quant'altro, lasciatela decantare per un giorno o due, datemi retta, perché poi vedrete che viene completata e esposta meglio nei giorni successivi.